Ciao, io sono Miriam e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi finalmente 18 luglio, quindi praticamente siamo arrivati alla fine di luglio, io riesco a registrare per la prima volta il wrap up di giugno, quindi vi riepilogo quelle che sono state le mie letture di giugno, ma che in realtà poi sono un po' anche di luglio, perché appunto dicevo siamo a 18 di luglio, io ancora non ho iniziato nessun libro a luglio, perché mi stavo portando dietro i libri che avevo già iniziato a giugno. Sono state letture sotto certi punti di vista intense, ma la cosa che mi è piaciuta di più è che sono state in un qualche modo tutte percorse da una sorta di filo rosso. Forse in realtà è anche stata una cosa voluta, perché mi sono approcciata a questi tipi di romanzi, a questi tipi di libri, con una determinata sensazione, con una determinata voglia di trovare una specifica sensazione in quei libri, e quindi in parte appunto già sapevo che sarebbero stati collegati, perché il sentire che mi ha avvicinato a questi è stato sempre lo stesso. Però appunto mi ha comunque sorpreso scoprire come fossero effettivamente legati non solo dalle mie sensazioni, ma proprio in un senso anche letterario. Quindi andiamo subito nel concreto e partiamo con un libro che in realtà vi avevo già fatto vedere in uno dei miei video, dedicato proprio solo a questo, ovvero Callo Caina, Il siero della verità. Di questo libro non vorrei dire tanto altro, perché di fatto ho fatto un video che forse dura 40 minuti, non mi ricordo, però è stato un video abbastanza lungo, dedicato proprio a questa distopia che mi ha totalmente catturata, perché si posiziona nel panorama novecentesco come una distopia che in qualche modo anticipa delle tematiche, ne riprende delle altre da Zamiatin, anticipa le tematiche che saranno poi proprie di Orwell, ma in qualche modo si discosta da tutto ciò. Ed è l'unica distopia che io ho letto che fondamentalmente si conclude con un filo di speranza, e quindi la distingueva in parte da tutto il resto. Ma poi soprattutto una cosa che me la fa collegare anche alle altre letture, nonostante sia un genere completamente diverso, nonostante non si parli di natura, è un romanzo che in qualche modo si può collegare a quello che è stato il testo, secondo me, cardine di tutte le mie letture di giugno, che vi svelerò tra poco qual è. In questa distopia c'è un'idea che si fa piuttosto pressante, che è l'idea di essenza vitale che è presente in ciascuno di noi, ed è proprio a questa stessa essenza vitale che noi dobbiamo in primis obbedienza e poi anche un certo senso di lealtà. Quindi la lealtà prima di tutto verso se stessi, verso i propri valori, verso il proprio sentire, prima ancora che verso lo Stato. E quindi questo è un elemento, se vogliamo, che lo ricollega a un libro che è il cardine di gran parte della letteratura. Probabilmente potrebbe sembrare un collegamento un po' forzato, però io ci ho visto proprio una connessione profonda anche con questo testo. Sto parlando di Walden di Thoreau. Vita nel bosco, o Vita nei boschi a seconda delle edizioni, è un romanzo cardine perché di fatto ha influenzato gran parte della letteratura, è diventato proprio un pilastro non solo della letteratura americana, ma anche di tutt'altra parte di letteratura, anche italiana, come vedremo, perché un romanzo che ho letto è proprio italiano ed è collegato a questo. Thoreau è diventato un personaggio simbolo, potremmo dire, insieme anche ad Emerson e poi il poeta Walt Whitman, di tutto un genere, di tutto un filone che da un critico statunitense, che adesso non ricordo come si chiama, è stato definito proprio Rinascimento americano, per collegarlo proprio a quello che era stato il nostro Rinascimento europeo cinquecentesco, quindi una sorta di rinascita della letteratura, della cultura tutta, ma soprattutto una riscoperta anche dei classici, un ritorno proprio alle origini, una riscoperta, un'esaltazione di queste origini, movimento che si posiziona a ridosso proprio della rivoluzione industriale, della seconda rivoluzione industriale, e che in qualche modo si pone in opposizione a quello che questa rivoluzione industriale rappresentava, come per esempio lo sviluppo tecnologico, l'affacciarsi del consumismo sfrenato, ma soprattutto anche una modernizzazione proprio di tutta la vita, non solo delle tecniche agricole, ma anche proprio del modo di vivere. E quindi questo Rinascimento americano, che poi in realtà è spesso collegato con il filone filosofico trascendentalista, si posiziona proprio in una sorta di dialogo antitetico con questa rivoluzione industriale e con i valori che questa rivoluzione industriale porta con sé. E Thoreau, proprio a partire da quello che è stato il suo maestro Emerson, influenzerà gran parte della letteratura, a partire da Walt Whitman, passando poi anche per la Beat Generation. C'è stato proprio un video che ho dedicato a Sulla strada di Kerouac, che attinge proprio a piene mani da alcuni concetti che vengono riportati ed esposti in quest'opera, come per esempio il rifiuto del consumismo sfrenato, il rifiuto anche di una società che impone le sue norme, che vanno anche contro spesso il sentire del singolo.
singolo e quindi per contro un'esaltazione dell'individuo e dell'individualità nei confronti invece di una società che molto spesso si rivela ingiusta, si rivela inappropriata proprio per quel singolo che invece deve trovare la sua strada. E quindi la Beat Generation, appunto in particolare Jack Kerouac, in alcune delle pagine più poetiche fa propri questi concetti, li rivendica e poi li rideclina ovviamente in un contesto storico diverso e anche in una chiave di lettura diversa, perché poi di fatto sappiamo quello che è stato il percorso della Beat Generation, per certi versi anche eccessivo, proprio di rottura nei confronti di una società nella quale non riuscivano più a rispecchiarcisi. Prima di entrare nel merito però di quelle che sono le tematiche secondo me fondamentali di questo libro e che ho riscontrato anche nelle letture successive, devo fare una premessa: non è stata una lettura facile, fondamentalmente perché al suo interno Walden ha veramente una varietà di registri linguistici e di generi anche letterari assurda. Abbiamo da una parte un genere che potremmo definire come diario di viaggio, perché alla fine racconta le esperienze proprio di Thoreau, che decide di andare a vivere per 2 anni nei boschi. Dal 1845 fino al 1847, infatti, decide di andarsene a vivere nei pressi del lago di Walden, costruendosi proprio la sua casa e riportandoci in quest'opera quello che è il resoconto di questi 2 anni di esperienza. È un resoconto, dicevo, che presenta al suo interno vari generi, perché di fatto è una sorta di diario di viaggio, è però anche una sorta di libro contabile, perché all'interno ci sono veramente delle parti che io ho trovato un po' pesanti, che hanno rallentato la lettura, non lo nego. Per esempio tutte le parti legate ai vari costi, alle varie spese, delle parti molto tecniche, molto specifiche, e quindi all'interno troviamo queste parti che possono essere quasi annoverate alla letteratura di viaggio, perché sembra quasi un diario di bordo, un diario di viaggio. Sembra anche però un resoconto di quelle che sono state tutte le spese, tutta la contabilità, tutta la parte poi descrittiva dei paesaggi naturali, che sembra quasi una sorta di resoconto di un esploratore, di un naturalista, fatte proprio con una precisione molto metodica, per passare poi invece a delle parti molto più filosofiche e a tratti anche pregne proprio di lirismo, di una certa poesia che si respira in queste pagine, quindi anche ricche di un certo stile anche retorico, che sono poi le classiche citazioni che vengono poi riprese, no? Come emblema di questo romanzo, di quest'opera, che appunto non è classificabile in un unico genere. Se da una parte questo ne rappresenta tutta la ricchezza, perché di fatto è stato in grado di racchiudere in un'opera di 300 e passa pagine una varietà veramente di stili e di generi immensa, d'altra parte però è lo stesso elemento che rende stentata, rende un po' ostica questa lettura, perché di fatto si passa dalle parti più filosofiche, che sono quelle che ovviamente io ho apprezzato di più perché sono anche quelle più introspettive, quelle più discorsive anche, che vengono spesso interrotte invece da parti schematiche, ma anche molto spesso nella descrizione dei paesaggi naturali. Alcune le ho trovate poetiche, altre invece le ho trovate un po' prolisse. Quindi di fatto dipende un po' dal gusto personale. È vero pure che alcune parti di descrizione del paesaggio, che possono risultare magari messe così puramente per descrizione, in realtà sono strettamente connesse a delle riflessioni filosofiche che lui fa e quindi sono anche funzionali a delle riflessioni che porta. E quindi ho letto di persone che in realtà leggevano e saltavano proprio alcune parti. Io sinceramente è una cosa che non sono mai riuscita a fare, cioè leggere e saltare le parti più noiose. Non ci riesco a farlo, perché dico, metti che mi sto perdendo qualcosa di importante, e quindi di fatto io ho letto veramente tutto, per questo è risultata una lettura anche prolungata nel tempo. E di fatto, al di là di questa questione puramente di stile, alla fine devo dire che su questo romanzo ho avuto alla fine della lettura una sorta di ambivalenza che non saprei spiegare, perché se da una parte è stato un romanzo in cui ho potuto rivederci parte di me, alcune delle riflessioni che vengono fatte sono state proprio delle riflessioni in grado di arrivarmi proprio dirette, di parlarmi in modo veramente diretto, d'altra parte però ho notato una certa contraddittorietà in tutto questo pensiero, in questo discorso che Thoreau porta avanti. Contraddittorietà perché di fatto lo stesso personaggio, lo stesso scrittore risulta un po' ambivalente nelle sue posizioni, a partire proprio da questo suo esperimento, perché di fatto lui decide di andare a vivere nei boschi per dimostrare al mondo, a se stesso, che è possibile anche una vita al di fuori di quelle che sono un po' le norme imposte dalla società
al di fuori anche di questo consumismo sfrenato, vuole dimostrare attraverso il suo esperimento che è possibile vivere anche dell'essenziale, vivendo poi di fatto fuori anche da quello che sono le logiche del commercio, le logiche dell'economia, basandosi su una fondamentale autosufficienza. Anche tutta questa questione, per esempio, dei conti è funzionale a dimostrare proprio questo, come si possa vivere anche senza uno Stato che in qualche modo ti venga a fare i conti in tasca, senza uno Stato che ti inserisca all'interno delle logiche commerciali. Vuole dimostrare che è possibile vivere anche essendo autosufficienti. Però di fatto poi lui, finiti questi 2 anni, torna a vivere nella città, torna a vivere in quel contesto che non fa che criticare all'interno di queste pagine. E quindi già in questo atteggiamento c'è una sorta di ambivalenza, ma anche per esempio in alcune delle riflessioni che lui fa, no? Per esempio critica pesantemente il commercio e il consumismo. Arriva a criticare in alcune pagine anche il contadino che ha il torto, potremmo dire, di guardare alla natura con l'atteggiamento di un ladro, quindi guardarla con l'atteggiamento di chi sa già che dovrà trarre un profitto da quella natura, dovrà trarne una sorta di beneficio per se stesso. Quindi come effettivamente ci sia sempre un fondo di utilitarismo, no? Alle basi del contadino. Però poi di fatto lui dimostra attraverso il suo esperimento di autosufficienza che per poter vivere devi avere una logica anche concreta. Il fatto stesso che lui faccia di conto, il fatto stesso che lui faccia dei ragionamenti su come piantare i fagioli, si faccia tutti dei piani e ce li riporta, sembra andare un po' in contrasto con quanto afferma in attraverso questi pensieri. Quindi io non so se effettivamente è stata una mancata comprensione da parte mia di quello che era proprio la sua logica, la sua riflessione, o se effettivamente queste contraddizioni sono vere, reali, concrete e quindi rendono il tutto un po' ambivalente. Di fatto non penso di aver totalmente travisato, perché gran parte della critica in realtà fa presente anche questa ambivalenza di Walden proprio in alcuni contesti anche diversi da quelli che ho riportato io. Però di fatto c'è presente questa contraddittorietà. Però da una parte, se vogliamo, potremmo vederla nell'ottica, ad esempio, questo fatto che lui dopo 2 anni torna a vivere, no? Nella città, dopo che ha tanto decantato la vita nei boschi, secondo me può essere letto nell'ottica appunto di quello che è un esperimento. E probabilmente questo esperimento non consiste tanto nel dimostrare che si può essere autosufficienti, quanto piuttosto nel dimostrare che si può vivere anche al di fuori della società, cioè che si può vivere seguendo i propri sogni, che tutto è possibile, potremmo quasi dire. Nel senso che se si desidera una cosa, anche se quella cosa non è mai stata fatta prima da nessuno, anche se quel terreno che noi sogniamo di intraprendere in realtà non è mai stato battuto da nessun altro prima di noi, lui attraverso questo esperimento vuole dimostrare che effettivamente c'è un percorso specifico per ciascuno di noi e che quindi anche se la società impone le sue norme, impone le sue leggi, impone le sue logiche, i suoi valori, è possibile realizzarsi anche al di fuori di queste, qualora queste non ci rappresentino più, qualora queste non siano più in linea con i nostri di valori. E questa è un'idea in realtà che è sottesa a tutto il testo. Ci sono delle frasi disseminate dall'inizio alla fine su quest'idea di costruirsi il proprio percorso, costruirsi la propria via, anche in antitesi a quella che è la tradizione. Cioè Walden si pone un po' in dialogo con la tradizione in modo però oppositivo, nel senso che è giusto guardare alla tradizione, ma se questa tradizione è rimasta ancorata su dei dettami che poi non sono mai stati effettivamente smentiti, non sono mai stati effettivamente provati dall'esperienza concreta, è giusto anche provare qualcosa di nuovo, dimostrare alla tradizione, agli anziani, a chi c'era prima, che non è detto che se un qualcosa è nuovo e non è mai stato fatto da nessuno, allora è impraticabile, allora è falso. E infatti ci sono alcune parti, dicevo, le frasi che poi sono le più belle secondo me, sono anche quelle più instagrammabili, diciamo così, sono le classiche frasi che poi vengono estrapolate dal contesto del libro e vengono citate così in modo molto retorico. Per esempio c'è una frase molto bella, ah ecco, capitata proprio questa. Se un uomo non tiene il passo dei suoi compagni, forse è perché sente un tamburino diverso, che marci secondo la musica che sente, qualunque ne sia il ritmo o comunque sia lontana. Se non esiste ancora lo stato di cose per cui siamo stati creati, con quale realtà possiamo sostituirlo? È tutta una riflessione questa che fa sul costruirsi il proprio cammino ed è la parte che ho apprezzato di più, è la parte che poi è stata in grado di parlarmi in modo più diretto, ma non solo a me, è ciò che lo rende fondamentalmente molto attuale come romanzo. Perché ciascuno in un qualche modo può rispecchiarcisi nel momento in cui si sente un po' in contrasto con una società che non va al proprio ritmo. Io penso che nel nostro piccolo ciascuno di noi in parte si sente
diventa un po' disallineato con quelli che sono i ritmi della società. In un modo o nell'altro ciascuno, è giusto così, ha il suo tempo, ha i suoi modi di fare le cose, ha le sue tempistiche che non sono quelle della massa, non sono quelle di tutti, della società, di questa cosa astratta per cui spesso ci sentiamo anche giudicati. Quindi questa è una parte che secondo me riesce a parlare un po' a tutte quelle persone che cercano di trovare nel loro piccolo il loro ritmo in una società che sembra andare sempre più veloce, sempre a un ritmo sempre più serrato. Infatti anche all'inizio, per esempio, si ricollega con questo discorso nel momento in cui afferma che le capacità dell'uomo non sono mai state misurate, né dobbiamo giudicare ciò che egli può fare sulla base di qualche precedente, così scarsi sono stati i tentativi. Non ci si può fidare senza prove di alcun modo di pensare o di fare per quanto antico. Ciò che oggi tutti riecheggiano o silenziosamente ignorano in quanto quotidiano, domani può rivelarsi una falsità, un mero fumo dell'opinione che qualcuno aveva preso per una nuvola capace di spruzzare pioggia portatrice di fertilità sui campi. Ciò che i vecchi dicono che non potete fare, provatelo e scoprirete di poterlo fare. Vecchie azioni per i vecchi e nuove azioni per gente nuova. È proprio questo, secondo me, che va a dimostrare tutto questo esperimento. Ciò che i vecchi dicono che non potete fare, provatelo. Lui fondamentalmente attraverso questo esperimento non vuole abbracciare uno stile di vita, vuole semplicemente dimostrare che se lui vuole fare una cosa, può farla, e lo dimostra attraverso questo suo esperimento. Quindi di fatto anche questa contraddittorietà, potremmo dire, in un qualche modo si scioglie se la vediamo sotto quest'ottica. Un altro aspetto per cui poi in realtà Thoreau in generale, non proprio nel caso specifico di Walden, ma proprio lui come personaggio, viene spesso accusato, è questa sua misantropia che si respira proprio in queste pagine. E fondamentalmente è così, non si può dire, non si può negare il fatto che Thoreau sia un misantropo. Lo rende esplicito attraverso queste pagine. A volte è un po' fastidioso come atteggiamento, perché assume una certa posizione anche di elitarismo culturale, di chi si sente un po' al di sopra delle parti, e quindi in virtù di questa sua superiorità può giudicare la plebe, la massa che è sotto di lui. Quindi effettivamente ha un atteggiamento un po' spocchioso in alcune pagine di quest'opera. Però anche questa misantropia, se vogliamo, la si può spiegare in virtù del fatto che emerge da una presa di coscienza fondamentale, ovvero che società e conformismo vanno di pari passo. La società stessa si poggia su un'idea di conformismo e che quindi in questo senso per la società non c'è spazio per la diversità, perché l'idea stessa di società è sostanziata dal fatto che deve esistere una comunanza di idee, una comunanza di norme condivise, una comunanza di valori condivisi. È questa condivisione della maggioranza che poi fa sì che una società effettivamente possa essere definita tale. E quindi ecco che tutti coloro che non si sentono magari rispecchiati da quei valori, non si sentono rispecchiati da quelle norme, in un qualche modo si trovano ad essere degli emarginati. E quindi questa misantropia è la naturale derivazione, la naturale conclusione di questa emarginazione, di questa minoranza che non riesce ad integrarsi nella società. E quindi ecco che anche questo suo andarsene nei boschi può essere letto anche sotto quest'altra ottica, ovvero un rifiuto di quelle che sono le norme condivise, di questo conformismo dei costumi, delle idee, dei valori, a difesa invece dell'individuo. È un'esaltazione dell'individualismo questo romanzo, come lo sono le poesie di Walt Whitman, che appunto con Thoreau condivide proprio certe tematiche. Però dicevo, appunto, questo individualismo lo si respira nella misura in cui l'individuo deve essere l'unica misura di se stesso. I propri valori devono essere l'unica misura di sé. Non ci si può costruire una vita sulla base di valori che non si condividono, sulla base di valori decisi da altri. E in questo senso si collega anche un po' il suo saggio, che io ancora devo recuperare in realtà, ma che mi incuriosisce, Disobbedienza civile, perché di fatto è un po' tutto il filone di pensiero, no, di Thoreau. E quindi niente, queste erano state un po' tutti i pensieri che mi ha suscitato quest'opera qua, che appunto, dicevo, sotto un certo punto di vista mi ha lasciato delle sensazioni ambivalenti che ancora devo un po' chiarire, perché l'ho finito da poco. Quindi io con le letture, effettivamente, prima di parlarne, poi per questioni di tempistica ho voluto registrare comunque questo video, però di fatto ho bisogno che questo libro si sedimenti ancora un pochino e lasci un po' le sue riflessioni anche nel tempo. Quindi comunque sicuramente in progetto avevo anche di farci un video dedicato
un po' particolare, una recensione un po' particolare che vorrei vedere poi se effettivamente mi riesce come cosa. Però di fatto queste erano le mie prime impressioni di getto date da questa lettura, che sicuramente è una lettura che consiglio di fare, soprattutto se siete lettori, se siete lettrici che amano ritrovare un sostrato culturale anche nelle altre letture, perché Walden veramente è rispecchiabile in tantissimi altri libri. A partire, per esempio, rimanendo sullo stesso territorio americano, Il sussurro del mondo di Richard Powers. Questo romanzo secondo me deve tanto a Walden e alle riflessioni che Walden porta, tanto che Walden stesso è stato preso come manifesto, potremmo dire, non solo dalla Beat Generation per quelle che sono le tematiche del consumismo e del conformismo, ma anche da tutto quel filone sempre della controcultura ambientalista legato alla sostenibilità, perché all'interno delle pagine del romanzo sono presenti comunque delle riflessioni legate proprio al rispetto della natura, ma non tanto rispetto della natura in un senso astratto, a natura come divinità a cui dovere sudditanza, quanto piuttosto a un ritornare alle origini, ai ritmi lenti che la natura impone, in contrasto proprio con la vita frenetica, no? E questa cosa a parte mi ha fatto tantissimo ridere, perché Thoreau si lamentava tipo del fatto che venissero costruite le ferrovie, della vita frenetica, consumistica. Io mi sono immaginata tipo questo personaggio calato nel XXI secolo, non so che cosa sarebbe uscito fuori, perché appunto se era così critico nei confronti della società nel 1800, figuriamoci oggi. Però appunto questo in parte raccoglie quella che era stata l'eredità di Thoreau, portandola nella nostra contemporaneità. Anche questo riconosco che non è stata una lettura facile. Allora, innanzitutto perché potremmo quasi considerarlo un mattoncino, perché di fatto sono 600 e passa pagine, è bello pesante, non solo fisicamente. È un romanzo che era partito bene, mi aveva totalmente coinvolto, catturato, tanto che le prime 100 pagine me le sono divorate, solo che poi mi sono un po' arenata in questa scrittura, un po' per il registro linguistico che Powers decide di adottare all'interno di questo romanzo. Perché di fatto si tratta di un registro linguistico molto aulico, non saprei definirlo in un altro modo, molto retorico anche, però artificioso, ecco, non trovo un altro termine per definirlo. Artificioso nel senso che certe volte fa dei giri immensi per dire una frase che magari era una frase semplicissima, fa tutto un giro arzigogolato, poi tra l'altro è ricco di riferimenti letterari anche alla classicità, è ricco anche di termini in latino, di etimologie latine che vengono riportate. È sicuramente un romanzo ricco dal punto di vista letterario e culturale, però proprio per questo motivo secondo me non è un'opera accessibile a chiunque, ecco, perché di fatto è godibile allo stesso tempo anche da una persona che magari non riesce a cogliere tutti quei riferimenti culturali. Secondo me a lungo andare stucca. Cioè, personalmente questa è l'idea che ho avuto io. E anche qui sono combattuta, perché se da una parte questo tipo di linguaggio fa sì che il lettore venga proprio calato nella vicenda e in un qualche modo venga assorbito dalla narrazione, d'altra parte però a lungo andare risulta proprio pesante la lettura da mantenere. Però questa è stata un'esperienza mia, personale, soggettiva. Poi ho continuato a leggerlo appunto con questo caldo atroce che il cervello faceva fatica a mettere una parola dietro l'altra, quindi figurati con questo stile così arzigogolato. Ho fatto fatica, lo riconosco. E non lo so, all'inizio avrei dato un giudizio, a fine lettura non lo so, è un po' calato perché è prolisso, ecco, se c'è una parola, ecco, non mi veniva, se c'è una parola che lo descrive è prolisso. Ma di cosa parla fondamentalmente quest'opera? Possiamo definirla proprio questa un'opera corale, nel senso che non c'è un solo protagonista, ma i personaggi che concorrono proprio al dipanarsi della vicenda sono di più, sono sei mi sembra. E anche la struttura stessa del romanzo è particolare, perché infatti noi all'inizio abbiamo una prima parte che viene definita radici. In questa prima parte di fatto ci vengono presentati questi che sono personaggi totalmente scollegati fra loro. Quindi in un primo momento abbiamo per esempio la vita di Nicholas, poi di Mimi, di Adam, di Ray e Dorothy, Douglas, Neeley, Patricia e Olivia. Quindi questi personaggi ci vengono presentati ognuno per conto suo, ognuno con la sua vita, per poi passare invece alla seconda parte, ovvero il tronco. Ed è qui che la vicenda si fa un po' più intricata, perché attraverso il tronco queste vite di questi personaggi cominceranno a confluire nello stesso punto. E appunto anche questa stessa struttura quindi segue proprio la struttura di un albero, dalle radici che inizialmente sono scollegate, passando per il tronco in cui queste vite cominciano a collegarsi fra loro, arrivando poi alla chioma e ritornando ai semi.
Quindi sicuramente la struttura è originale ed è una parte che mi è piaciuta molto. Il fatto che appunto inizialmente questi personaggi siano presi in modo scollegato e poi si ritrovino a vivere le stesse vicende. Ed ha un valore anche simbolico questa connessione che si va a creare dopo. Perché la tesi che viene portata avanti da questo romanzo è fondamentalmente l'importanza degli alberi. L'importanza degli alberi e soprattutto l'importanza di una comunità di alberi. All'interno del romanzo si fa più volte presente il fatto che non esiste una foresta con un solo albero, non esiste un albero che effettivamente possa essere definito solitario, perché gli alberi comunicano fra loro attraverso dei segnali chimici che si mandano, attraverso delle interconnessioni che noi non riusciamo a vedere. Viene portata avanti proprio una tesi per cui l'albero da solo non esiste, esistono gli alberi in quanto proprio comunità. E quest'idea viene in qualche modo trasposta anche nella comunità degli esseri umani. Noi abbiamo queste vite che prima vengono fotografate singolarmente, ma che poi in realtà vediamo singolarmente non sono mai, perché ci sono dei fili invisibili, tessuti che li uniscono poi e appunto legano le loro vite. Quindi sicuramente questa struttura è molto bella e questo romanzo, secondo me, dalla sua, ha la capacità di farti proprio appassionare, perlomeno questa è la sensazione che ho avuto io, ma mi sono confrontata anche con altri lettori che hanno letto questa cosa, in primis mia cugina, che tra l'altro l'aveva già letto. Ha proprio il merito di, finita la lettura, farti venire proprio la curiosità di scoprire di più sugli alberi. Sembra una cosa assurda, però di fatto è una cosa anche su cui uno non riflette, no? È un romanzo che ti porta a riflettere anche su quelle cose che noi molto spesso diamo per scontate, ma che poi sono il fondamento della vita umana. Gli alberi che stanno lì inosservati, ignorati da tutti o al massimo sfruttati, quindi guardati sempre con profitto, ma che in realtà senza dei quali noi probabilmente non esisteremmo. Cioè, senza probabilmente, sono coloro che ci permettono di avere dell'ossigeno, sono coloro che ci permettono di avere un ecosistema basato proprio sulla biodiversità che fa sì che la vita poi abbia luogo. Quindi di fatto è un romanzo pregno proprio di questo senso ambientalista, perché porta avanti anche una certa idea appunto di amore per la natura nei confronti invece di una società che mira solo al profitto, nei confronti di una società che guarda alla sostenibilità però sempre con occhio utilitaristico. Va bene che sia sostenibile purché si possa continuare a consumare. Forse c'è proprio un problema di fondo sul concetto di sostenibilità. Cos'è che è veramente sostenibile? Un qualcosa che si riallinei proprio ai ritmi della natura, ai tempi della natura. Ha suscitato anche delle riflessioni in me un po' critiche, perché di fatto, per come la vedo io, non è possibile ambire ad uno stile di vita sostenibile in questo senso. Non è possibile proprio ritornare alle origini in un mondo così avanzato e così tecnologicamente sviluppato come il nostro, perché comporterebbe proprio un cambio radicale di mentalità. Cioè, non è una questione di continuare a consumare, ma consumare in modo sostenibile, è proprio una questione di rimettere in discussione il nostro concetto di consumo. E quindi è un romanzo che porta anche queste riflessioni, è palesemente critico nei confronti di questa tematica qua. Però di fatto l'ho visto anche un po' di parte su certi aspetti, perché per esempio viene criticato anche il forte antropocentrismo che domina i nostri giorni, no? Il fatto che l'uomo si creda al centro del mondo e che tutto è a suo uso e consumo. E questa tesi viene portata avanti, vuole tirare l'acqua al suo mulino forzando un po' le cose, per esempio, per darvi proprio un'idea di quello che dico. Nel fatto, per esempio, che viene descritto il fenomeno della pareidolia, che in realtà sta ad indicare, è un termine derivante dal greco, e sta ad indicare come noi tendiamo a dare una forma anche a ciò che una forma non ha, nel senso a vedere anche in disegni astratti una forma di un qualcosa che ci è familiare, quindi è un meccanismo, potremmo dire, della mente che tende ad associare delle immagini, anche che non sono poi immagini ma sono pure i disegni astratti, ad associarli ad un'immagine a noi conosciuta, quindi che ne so, forme di animali, forme di oggetti conosciuti, forme umane. E di fatto però qui viene espressamente detto pareidolia, l'illusione che fa sì che la gente veda delle persone in tutte le cose. È una frase innocente, no? Però di fatto non corrisponde pienamente alla verità, nel senso che non si vedono solo le persone, però
perché viene espressamente detta questa frase? Perché di fatto quello che si porta avanti è l'idea che l'uomo mette se stesso come misura del mondo e quindi tende a vedere solo se stesso. È una frase appunto che a me personalmente ha dato fastidio, non so neanche bene perché, non saprei definirlo bene il motivo per cui mi ha un po' infastidito, però c'è questo atteggiamento a volte un po' retorico, ecco, che quindi voleva portare avanti una certa idea e quindi lo stile si fa molto spesso retorico, si sofferma su determinati concetti forzandoli anche un pochino. Sono degli elementi che un po' mi hanno infastidito, però di fatto si tratta di una lettura che ho apprezzato anche e soprattutto per questo tipo di struttura così particolare, ecco. Però se fosse stato 200 pagine in meno probabilmente lo avrei apprezzato molto di più. Passiamo poi a quest'ultima lettura di giugno, che è stata sempre collegata con Walden. Questa volta ci spostiamo sul terreno italiano, Le otto montagne di Paolo Cognetti. Io personalmente non sono riuscita a capire il perché venga spesso criticato. È vero che all'interno del suo libro c'è questo lirismo molto presente, c'è anche un po' una vena di sentimentalismo, lo riconosco, quindi può dar fastidio a chi non apprezza questo genere di stile. Però di fatto è ciò che ha reso questo libro, secondo me, molto poetico. Premettiamo che io non amo la montagna particolarmente, io sono proprio tipo da mare, cioè se dovessi scegliere per me mare tutta la vita. Però questo libro è stato in grado anche di farmi apprezzare un certo pensiero legato alla montagna, un certo modo di vita proprio legato alla montagna. Fondamentalmente questa storia è la storia di Bruno e di Pietro, che sono due amici che si incontrano in un paese del nord Italia, Grana, e diventano amici quindi fin da piccolini, perché Pietro va spesso in vacanza, lui è di Milano o di Torino, non mi ricordo, e comincia ad andare in vacanza con i suoi genitori in questo paesino sperduto. E quindi fa amicizia con Bruno, e questa amicizia fondamentalmente durerà tutta la vita, attraverso alti e bassi, attraverso allontanamenti, riavvicinamenti. È fondamentalmente una storia di amicizia effettivamente, ma non solo. È un romanzo che attraverso la montagna mette in luce quelle che sono un po' le tematiche dell'essere umano, no? Quindi è una storia appunto di amicizia, ma è anche una storia di perdita, perché fondamentalmente è presente anche il concetto del lutto e della perdita in generale, che nella montagna trova la sua massima espressione. E poi è anche una storia di padri e di figli. L'aspetto che più ho apprezzato è come molto spesso, no, l'idea che si porta avanti in questo romanzo, come molto spesso nella propria crescita si tenda ad allontanarsi dai propri genitori, dall'esempio che i propri genitori portano, per poi scoprire lungo il corso della propria vita che si torna sempre su quei passi, alla fine si ripercorrono quelle stesse strade, come l'imprinting tracciato sia più forte di qualsiasi poi ribellione, no? Di qualsiasi tentativo di andarsi a cercare la propria individualità. Pietro è un personaggio sperso, non trova il suo posto nel mondo, non riesce a trovare una quadra nella sua vita ed ha un rapporto conflittuale con il padre e quindi cerca se stesso nel mondo e fa sorridere come poi in realtà per cercare il proprio posto nel mondo non bisogna poi andare troppo lontano, basta ripiegarsi in se stessi e fare il viaggio dentro se stessi. E in questo io ci ho visto molto di Walden, perché di fatto ci stanno delle riflessioni molto belle in Walden proprio sul tema della solitudine, come effettivamente si possa viaggiare da una parte all'altra del mondo, si possa andare nelle mete più disparate, ma non si viaggia davvero se non si è percorso il viaggio più importante di tutti, ovvero quello dentro se stessi, alla ricerca quindi di quella che è la propria individualità più profonda, alla ricerca di sé proprio. Questo viaggio lo si può compiere solo nella solitudine e quindi come la solitudine non vada vista sempre come un qualcosa di negativo, come un qualcosa di brutto che ti posiziona in contrasto con la società, ma come un ripiegamento proprio in se stessi, un qualcosa di necessario per scoprire se stessi. E questo viene emblematizzato proprio dalla montagna. La montagna con i suoi ritmi lenti, con il suo silenzio sospeso, con le sue cime dove tutto sembra un attimo bloccarsi, dove il tempo stesso sembra bloccarsi e dare modo all'individuo di scavare dentro di sé, di trovare quell'eternità dentro di sé, no? Che la montagna poi porta. E quindi io, anche pur non amando la montagna, in realtà ci ho letto molta poesia in queste parole e ci ho letto anche amore per la montagna, perché di fatto questo romanzo è anche amore per la montagna. Tra l'altro potrebbe definirsi quasi una sorta di romanzo autobiografico, perché andando poi a scavare nella vita di Paolo Cognetti, è un personaggio che ha un po' replicato anche quella che è stata l'esperienza di Duro, perché di fatto lui è andato a vivere per un certo periodo della sua vita, è scappato dalla città, è rifugiato sulla montagna a vivere da solo, come fa Bruno, il suo protagonista, come fa Duro e come ha riportato lui stesso nella sua esperienza
in un libro, Ragazzo selvatico, mi pare che si chiami, Diario di montagna, che tra l'altro è un romanzo che io ho regalato a mio fratello, ma che non ho letto. È una sorta di resoconto di questa sua vita, di questo suo esperimento di vita nei boschi, chiamiamolo così. E quindi di fatto lui un po' può essere visto in Bruno, che va a vivere nei boschi, che è il classico montanaro, che non ha mai visto altro, a parte quel suo mondo ristretto di grana, ma può essere visto anche in Pietro, che invece è un personaggio, uno scrittore emergente, che cerca se stesso nel mondo e cerca anche l'ispirazione per i suoi libri nel mondo. Quindi ecco, appunto, ho visto come se effettivamente Paolo Cognetti si dividesse autobiograficamente in questi due personaggi. E poi di fatto c'è anche un'altra tematica, secondo me molto importante, una sorta di denuncia anche sociale, no? Nei confronti di quelle realtà un po' abbandonate a se stesse. Grana è un paese che nel momento in cui vengono costruite le autostrade era un paesino prima abitato, nel momento in cui vengono costruite le autostrade viene abbandonata a se stessa con 4 abitanti in croce. Come a significare che il progresso, la costruzione di città, questo vivere frenetico non possa essere conciliabile con un vivere più puro, se vogliamo chiamarlo così, anche se puro in realtà ha delle sfumature un po' moralistiche, più naturale. Quindi un riallinearsi appunto su quei ritmi della natura che aveva già fatto proprio Walden, che rivediamo nel Sussurro del mondo e che vengono riportati anche nelle 8 montagne. Infatti voglio leggere proprio quel passo, non delle 8 montagne, ma di Walden, che richiama questo concetto anche che dicevo prima della solitudine. Cosa rappresenta l'Africa? Cosa rappresenta l'Ovest? Non è all'interno di noi stessi a rimanere bianco sulla mappa? Potrebbe dimostrarsi però piuttosto nero, come la costa quando lo si scopre. Siate il colombo di interi nuovi continenti e mondi dentro di voi, aprendo nuovi canali, non di commercio ma di pensiero. Ogni uomo è il signore di un territorio accanto al quale il terrestre impero dello zar non è che uno staterello, una duna lasciata dal ghiaccio. Eppure certi riescono a essere patriottici senza rispetto di sé e sacrificano il maggiore per il minore. Amano il suolo che fa loro da tomba, ma non si immedesimano nello spirito che può ancora animare la loro argilla. Qual era il significato di quella spedizione esplorativa nei mari del sud, con tutta la sua pompa e tutte le sue spese, se non un indiretto riconoscimento del fatto che ci sono continenti e mari nel mondo morale in cui ogni uomo è un istmo o un immissario, ancora inesplorato da lui, che è più facile navigare per migliaia di miglia attraverso il freddo, la tempesta e i cannibali in una nave governativa con 500 uomini e ragazzi per assisterne uno, che esplorare il mare privato, l'oceano Atlantico e Pacifico del proprio essere da soli. Quindi ecco, dicevo, quest'idea quindi di solitudine come viaggio introspettivo verso di sé è un'idea che si ritrova anche nelle 8 montagne di Paolo Cognetti, perché di fatto Pietro viaggia, va fino all'Himalaya, cerca di trovare un senso per la sua vita al di fuori di sé, quando in realtà poi capisce che non serve andare lontano per scoprire se stessi. E di questo romanzo io ho visto anche il film, che in un primo momento devo ammettere non mi era piaciuto perché l'avevo trovato molto lento, e poi in un secondo luogo sarà che forse anche un po' l'atmosfera, perché l'ho visto al cinema all'aperto di queste sere d'estate, quindi di fatto c'era anche un po' l'atmosfera che faceva tutto da contorno. L'ho apprezzato veramente tanto e mi sono piaciuti il film e il libro per due motivi diversi. Innanzitutto il film perché ha una coppia di attori che io già avevo trovato in Non essere cattivo e avevo amato come funzionavano insieme, e anche qui in questo film secondo me funzionano altrettanto bene, cioè Luca Marinelli e Alessandro Borghi. E poi perché comunque, se da una parte il romanzo punta più sull'aspetto secondo me introspettivo di scoperta di sé, del proprio destino, del proprio cammino, che c'è anche nel film, però il film è una bellezza più legata ai panorami. Ecco, io qui in questo romanzo non mi sono tanto immaginata le atmosfere di montagna, sarà che poi io al nord, lo ammetto, non ci sono mai andata in montagna, quindi al massimo conosco la montagna del Gran Sasso. Non mi sono immedesimata troppo nell'atmosfera e nel paesaggio, quanto nel sentimento. Mentre invece il film ha dalla parte sua la bellezza proprio mozzafiato dei panorami. Anche quella lentezza che in un primo momento non avevo saputo apprezzare, secondo me, è funzionale proprio alla narrazione. Innanzitutto perché la montagna porta con sé quest'idea di lentezza e di riflessione introspettiva. E poi anche proprio perché quella della scoperta di sé è un processo lungo. E quindi questa lentezza del film, secondo me, è un po' legata a questo concetto qui. Quindi di fatto, se non l'avete fatto, se avete letto il libro, vi consiglio anche di vedere il film perché merita. Io come al solito poi quando parlo di libri che mi suscitano tante emozioni mi dilungo, non so quanto è venuto lungo questo video, mi scuso in anticipo se sarà venuto questo video, non lo so, spero meno di 40 minuti o non più di 40 minuti. E niente,
niente, vorrei sapere voi che ne pensate, soprattutto di Walden, se lo avete letto, se vi ritrovate un po' in parte anche nelle sensazioni ambivalenti che mi ha lasciato, se vi incuriosisce, se lo leggereste o se avete letto altri di questi romanzi. Come al solito vi aspetto nei commenti per avere proprio un confronto diretto. Non posso che augurarvi una buona settimana. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.